Mentre proprio in queste ore si dibatte del presunto dramma ambientale del tunnel in via Acton, la storica galleria diventa scenario di una nuova mattina di passione tutta napoletana. A salire sui cornicioni soprastanti l'ingresso della galleria lato Piazza Vittoria sono i lavoratori dei consorzi di Bacino, in quattro minacciano di lanciarsi nel vuoto a pochi passi dalla sede del quotidiano Il Mattino, mentre sotto di loro a bloccare il traffico altri compagni e colleghi in vertenza. Il blocco è stato attuato occupando la corsia destinata al traffico veicolare. Alcuni manifestanti hanno deciso di stendersi sull'asfalto proprio davanti a un autobus di linea NM che transitava in quegli istanti a via Alcoleo. I lavoratori dei consorzi di bonifica rivendicano le spettanze maturate, a loro dire non corrisposte, quelle degli ultimi 18 mesi, in cui, dichiarano, hanno continuato a lavorare anche in barba a condizioni precarie, senza tenere in conto dei problemi di sicurezza che lamentano. Nelle settimane scorse c'è stato anche un incontro nelle sedi regionali per una riqualificazione professionale, riqualificazione che però non ha soddisfatto i lavoratori che per l'ennesima volta hanno denunciato con forza la loro situazione, creando caos e disagi alla viabilità dell'intera Chiaia.